Tutti quanti abbiamo ascoltato, tra l'altro con particolare interesse, ogni dichiarazione proveniente sia da forze politiche del centrodestra che da alcune diverse fazioni del Partito Democratico che si sono dibattute. Io mi sono fatto una piccola idea rispetto a quello che è il tema, un tema cruciale per l'intero sviluppo urbanistico del nostro territorio. E ciò che sto percependo come consigliere comunale, ma anche come cittadino, è probabilmente uno stato di confusione che di fatto sta impedendo alla cittadinanza di potersi esprimere sulla rigenerazione urbana. Mi spiego meglio. Qualche giorno fa l'assessore Nicolangelo Zurlo ha spiegato in una lunga intervista alla vostra testata alcune particolari caratteristiche del documento strategico di rigenerazione urbana che dovrebbe essere approvato dalla giunta comunale, ma che ad oggi non è stato ancora approvato. E nelle sue tra le righe, insomma, di questa intervista sono state anche espresse e dichiarate alcune scadenze, in particolare una, quella del 12 settembre 2017, per l'approvazione del Sistema Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile, che è sostanzialmente il documento fondamentale che consente al nostro comune, che consentirà al nostro comune di partecipare a quella ripartizione di risorse finanziarie importanti per lo sviluppo urbanistico del nostro territorio. Bene, la legge regionale a cui faceva riferimento l'assessore Zurlo è una legge regionale molto importante che parla di partecipazione nelle intere fasi del procedimento che porta dal documento strategico di rigenerazione urbana all'approvazione della cosiddetta SISUS. Mi sono posto un quesito: se siamo già a metà luglio e c'è di mezzo il mese di agosto, che è un mese ovviamente di vacanza per la politica e anche soprattutto per i cittadini che ogni giorno lavorano, vorrei chiedere all'amministrazione come intende procedere in modo partecipato per la predisposizione del Sistema Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile. Qualcuno ha riferito che ci sarà ci saranno delle determinazioni da parte del forum della società civile a cui sarà sottoposto il documento strategico di rigenerazione urbana. Ma un consigliere comunale come me, che ha contribuito all'epoca, fino a qualche anno fa, all'approvazione all'unanimità del regolamento sulla partecipazione, redatto dall'allora assessore Cavallo, non può ritenere il forum della società civile, per quanto sia l'organo di partecipazione più importante della nostra città, come unico depositario del coinvolgimento popolare. Ma è necessario allargare ad ogni sensibilità culturale, associativa, produttiva che c'è nella nostra società, attraverso un procedimento complesso. Ecco, io credo che questo procedimento complesso sia stato definitivamente messo sotto il tappeto a causa della confusione politica dettata da contrasti interni alla maggioranza, che hanno avuto come effetto quello di ridurre i tempi per l'approvazione del documento strategico di rigenerazione urbana e della SISUS e che impediranno ai cittadini di poter compiutamente formulare delle proprie osservazioni. Voglio aggiungere una considerazione. Io credo, continuo a credere, che il Consiglio Comunale sia la più importante istituzione di rappresentanza della nostra comunità. Ebbene, avrei gradito che se l'amministrazione avesse portato alla nostra attenzione, all'attenzione di tutti i consiglieri comunali, un documento strategico così importante di questa valenza, per mettere tutti quanti noi anche nelle condizioni di comprendere a 360 gradi il contenuto del documento strategico di rigenerazione urbana, sui cui contenuti ne sono state dette di cotte e di crude. Si è parlato di
e lo ha detto l'assessore Zurlo, di terreni e di parti del territorio comunale inopportunamente inserite all'interno del documento. Si parla di diverse porzioni del territorio che dovrebbero essere oggetto di rigenerazione urbana. Si glissa sulla decisione, sull'obiettivo politico di individuare una zona su tutte che dovrebbe essere oggetto di rigenerazione urbana. E tutto questo perché? Perché la discussione è per lo più animata da contrasti politici interni alla maggioranza. E non viene effettuata invece nel merito del documento, che invece portato all'attenzione del Consiglio Comunale avrebbe inaugurato una bella, seppur magari breve, stagione di partecipazione e avrebbe reso l'estate ancora più calda da quel punto di vista, con il coinvolgimento di tutte le associazioni e di tutti i corpi intermedi che ci sono nella nostra città. Quindi io credo che la pecca più importante in questo, diciamo, il peccato originale però di tutto questo sia ancora una volta il silenzio assordante di un sindaco che continua ad abdicare al proprio ruolo, che continua a non voler esercitare un ruolo di guida della città anche di fronte alle istituzioni, di fronte ai singoli consiglieri comunali che lo sostengono, anche nell'ambito della giunta. Se ci fosse stata una leadership autorevole, se ci fosse stata un'amministrazione forte, a quest'ora avremmo già un documento strategico di rigenerazione urbana sul quale discutere e avremmo sicuramente una sensibilità politica matura per avviare un procedimento partecipativo come si deve, in tempi giusti e con, diciamo, quei valori di correttezza e anche di rispetto che si devono, soprattutto su materie così importanti come lo sviluppo urbano e sostenibile del nostro territorio, nei confronti della nostra cittadinanza. Se manca un amalgama politico forte, se manca lo spirito di progettualità, se manca uno spirito di unità, se manca l'individuazione di obiettivi comuni, e qui è mancata. Abbiamo ascoltato di punti programmatici forse in 4-5 occasioni negli ultimi 3 anni, senza vedere poi ottimi frutti. Ecco, se manca tutto questo, e tutto questo lo uniamo ad una leadership debole, che ha dimostrato in più occasioni, non ultima le finte dimissioni rassegnate prima dell'ultimo Consiglio Comunale, bene, tutto questo dà il segno di una istituzione, quella del comune, che non c'è, che non si percepisce. E con una giunta all'interno della quale purtroppo per la città insorgono quotidianamente dei contrasti, che sono causati da singole rivendicazioni da parte di gruppi consigliari, rivendicazioni da parte di singoli consiglieri comunali, dal fatto che non si riesce mai a trovare una quadra da un punto di vista politico, perché, ripeto, quando forze politiche che provengono da estrazioni, sensibilità diverse e che sono rappresentate da soggetti che insieme non ci possono stare, ecco che, insomma, la frittata non esce nel migliore dei modi. Ciò che più mi preoccupa, è la mancanza di determinazione da parte del Partito Democratico. Io speravo, non ve lo nascondo, speravo che il Partito Democratico, soprattutto all'indomani dell'ultimo Consiglio Comunale, in cui le offese sulla segreteria del Partito Democratico sono fioccate come se non ci fosse un domani, speravo in una presa di posizione forte, speravo in uno scatto d'orgoglio. Speravo di riscoprire, seppur ormai dall'esterno, l'orgoglio di un partito che si definisce come partito principale del centro-sinistra italiano. Tutto questo non l'ho visto. Ascolto rivendicazioni deboli, cambi di marcia che non hanno un senso politico e soprattutto non vedo all'orizzonte alcun progetto per il futuro. Ecco, proprio su questo invece noi di Articolo 1, all'avvio dei nostri lavori come movimento appena sorto, su questo vogliamo invece dare il nostro contributo. Proprio sul progetto per il futuro del centro-sinistra, stiamo avviando in questi giorni, in queste settimane, e utilizzeremo l'estate per discutere di questo, partendo
partendo da una piattaforma politica e programmatica per la città, con la quale ci confronteremo con le forze politiche di centrosinistra che intenderanno confrontarsi con noi, con la speranza che possa superarsi questo momento di impasse politico-amministrativa che dura da fin troppo tempo e dalla quale hanno tratto vantaggi, l'ho detto nell'ultimo Consiglio Comunale, vorrei ripeterlo, un'impasse politico-amministrativa dalla quale hanno tratto vantaggi probabilmente, anzi molto probabilmente, solo ed esclusivamente esponenti istituzionali di centrodestra a tutti i livelli, i quali hanno deciso di utilizzare la nostra città come terreno di nessuno, come terreno di conquista, con un centrodestra che nel 2014 ha vinto le elezioni, si è definito servitore della città, ma che successivamente si è atteggiato a conquistatore. Ecco, articolo 1, il sottoscritto. E credo anche tutte le persone, gli elettori di centrosinistra, i militanti, i simpatizzanti, credo che vogliano mettere fine a questa sete di conquista. Credo che sia arrivato il momento di far crescere una nuova classe dirigente che assuma con fermezza il timone del centrosinistra e che torni a far riscoprire la bellezza della politica nel suo significato più profondo.